Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Elisa e benvenuti nel mio canale che si chiama Andrea Bazzoni. Mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Detto ciò, iniziamo per fare la nostra skincare routine. Allora, io di solito inizio da questa qua, che è un detergente natrogena, momento SMR. Io non lo so fare bene. Che è tipo Hydro Boss, sì, è un gel detergente. Va messo poco, altrimenti fa un botto di schiuma e io non voglio fare il lavandino pieno di schiuma. Altrimenti, uno, mia madre si arrabbia con me e penso che sarà la mia fine. Due, non c'ho voglia di ripulire, quindi. Abbiamo già i presupposti. Voi lo vedete così, ma quando vai a bagnare le mani. Eccolo. Bisogna studiare per bene, per far uscire, per far vedere questa schiumetta qua. Vai, sciacquamo. Eccoci qua, mo ci andiamo a asciugare, sennò schizziamo tutto il bagno. Magari scosto un pochino la telecamera verso di qua perché sennò non mi si vede. Va bene, ora passiamo a questa qua che è di Brushed ed è sempre anche questo un detergente che si chiama pure Algue. Ok. Questo qua invece di essere la schiuma è molto carino. Ok. Ora ce ne andiamo. Non sfruttare per tutta la maschera. Comunque, se volete altri contenuti di questo tipo, ditemelo. O magari nei commenti scrivete un contenuto a vostra scelta. E io cercherò di realizzarlo. Ovviamente non mi scrivete, vai al McDonald's e ordina 2800 perché vi ricordo che ho una famiglia di 10 anni. Quindi non posso. Cioè, più o meno ho i soldi della fattiva dei denti. Se vogliamo dire così. Una cosa che ben da vedere Barbie, io me lo sono visto su un sito che fa tipo i film gratis in inglese, però me lo vorrei rivedere in italiano. Io di solito questa cosa la faccio la sera, però a me non ci interessa, vero? Ora vado a prendere la mia maschera, appunto. Allora, oggi ho deciso di fare quella del giovedì, perché ci sono delle maschere scritte i nomi, quindi oggi in particolare andremo a fare. Vorrei fare quella, però oggi c'è. Però no, vabbè, dai, andiamo a fare quella. Eccomi raga, non sono morta, eccola. Oh, vabbè, perché qua l'ha scritta al contrario, però c'è scritto Twice. Vabbè, non so come farvelo vedere. Va bene, vai. E va applicata per 15-20 minuti. Io ovviamente 20 minuti non ve li farò vedere, se no poracci voi, vi dovete mettere ad aspettare. Che bella maschera, bella succulenta. Dalla telecamera non si vede, però è un botto unta. C'ha un botto di lacrimina. Non sono abituata a vedere queste maschere così. Io ce n'ho. Poi ieri ho fatto una maschera a mio padre con l'unicorno. Troppo bella. Eccola, in questione dovrebbe essere. Così la maschera, ce la andiamo a mettere? Sì. Eccoci qua con la nostra maschera. Tiriamo un pochino sulla fascia, se no bagno anche la fascia.
E mano a mano andiamo a sistemare per bene i pezzettini che poi vanno stesi. Anche qua. Io vi faccio vedere solo i primi minuti. Ci vediamo dopo. Eccomi tornata. Ok. Voi non lo potete vedere, però sono passati 20 minuti da quando ho messo la maschera, solo che ovviamente ho fatto l'editing, quindi non vi ho fatto aspettare. Vado a spalmarmi la cremina per bene. Perché in 3 questa era 15 minuti, no? Però poi ho utilizzato il phon e quindi si è asciugata subito. Ma anche volendo, raga, mica siete abituati. Cioè, mica per forza devi fare quel preciso numero. Io però l'ho fatto. Ciao, l'ho fatto bene. Ok, sulla maschera c'è scritto di massaggiare per bene la facciotta. Perché come vedete c'è una sorta di crema. Poi c'è scritto di sciacquare ma non troppo, altrimenti addio pelle luminosa. Ok, in questione. Ora andremo anche a mettere un'altra maschera che è piena di crema. Poi domani non vado a scuola perché cioè noi entriamo alle 11. Però mia madre gli ha detto, dai mamma ti prego non mi ci far andare. Che tanto ci vado sempre. Ora vado a prendere l'altra maschera in questione. Ok, eccomi, questa qua è di Bottega Verde. Ed è tipo una maschera che in 3 minuti diventa, è una maschera in pacco ed è mantiene in piedi per lampone mirtillo, idrata, adesso li amo in 3 minuti, per le secchie delicate, insomma, queste cose qua. Ed è rosa, anche se il mio colore preferito, scusami Barbie, è azzurro, bianco e nero. Cioè, più che altro, raga, io sinceramente preferisco delle maschere in poco tempo. Cioè, alla fine se te lo fai con il phon è meglio, secondo me. Perché ti si asciugano subito. Raga, sentitemi, a me per vi faccio vedere con il phon come si fa. Così magari poi se la volete fare pure a casa. Questa non va messa col contorno occhi. Bisogna farla stare tipo a distanza perché mi brucia un pochino la pelle, però quando li sciocco non brucia più. Voi dite, ma guarda che ti fa male, allora se ti prende. No, è proprio la maschera che fa effetto, penso. Anche se a Rihanna il make-up è successo che mi bruciava e poi si era scoperto che erano tutte bolle rosse sulla pelle. Lei infatti era disperata, mi dispiace un sacco per lei. Però è un video vecchio. Ora vado a sciacquarmi le mani, appunto. Ok, e vado ad asciugarle perché altrimenti se no con il phon prendiamo pure la scossa. Madò. E raga, visto che si sta asciugando intanto già, vi
prendiamo il phon che io utilizzo questo qua a 4HD azzurro, lo andiamo a attaccare, mettiamo bassissima potenza in meno di 30 secondi, già fatto, anche se voi non ci crederete. Scherzo, l'ho messa aria fredda, cioè aria calda. Oddio ragazzi, si è sfasciato tutto. Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio santissimo Dio. Allora, stacchiamo la spina, comunque, perché vedete, cioè, si sciuga tipo in 3 secondi. Il problemino è solo un'ora. E vi vorrei dire qual è in questo momento. Ok. Problema risolto. Il phone a posto, come comuni mortali, no? Non penso che lasciate il phone in giro per casa, poi tra modo si ritrova il phone in giro. Ma perché c'è il phone qua? Ok raga, non so se io me la sento asciutta, quindi possiamo risciacquare. Io lo faccio anche con l'acqua gelida, è un po' calda, così almeno toglie tutte le sporcizie che si vanno accumulare durante la giornata, che si depositano sulla nostra pelle. Allora, le skincare così complesse magari si fanno una volta al mese, settimana, se no altre volte di creme e prodotti vari. E le skincare un po' più così lunghe le faccio un po' la volta al mese, se no due volte al mese. Andiamo a mettere questa crema di Isola d'Ischia, che è la crema termale protettiva per pelle delicate e cupe rosse. È sceso un liquido da qua sotto, non ho idea di che cosa sia, però non mi importa, molto probabilmente è l'acqua che sarà scesa prima. Ok, andiamo a applicare un po' di questa prima. Ok, vamos. Più che altro poi devo sciogliere lo chignon, che è tipo da tutta la giornata che ce l'ho. Ok, anche qua bene sotto il collo, bene da tutte le singole parti del viso. Ok, anche qua per gli occhi con i diti, così. Lasciamo perdere questi suoni. Poi mettiamo questa crema termale sempre di Ischia, idratante multivitaminica con aloe vera, che ovviamente poi, perché sono andata a Ischia, quindi ci stava un'amica nostra che là conosceva una signora bravissima, che non mi ricordo il posto, scusatemi, dove faceva, vendeva queste creme, mia madre ci ha consigliato queste creme, che questi campioncini durano un sacco ma sono spaziali. Poi ci ha dato anche delle maschere viso, sempre tipo a un pacco come quella che ho messo pochi minuti fa, la bottega verde, che però quella non c'è, tipo questa qua tipo in 5 minuti si fa un po' più della bottega verde. Ora vado ad asciugare anche un pochino il visone, poi andiamo a mettere questo liquido che è di Brochet, se non mi sbaglio, no scusatemi, di Collistar, che è tipo questa pepetta qua, che raga, mezza finita, mi sa che la devo ricomprare, e molto probabilmente, cosa che non ho voglia di ricomprare, perché non ho minimamente voglia di uscire, più che altro la che inverno, però magari vedo se trovo qualcosa di simile, ve la prendo e ve la porto, eh? Ok, mettiamo pure qua sotto il collo e mettiamo la pepita dentro e poi andiamo qua per bene il viso. Ecco qua.
Il nostro visetto è bello pulitino, ma non abbiamo finito. Cioè, ci manca più o meno l'ultimo passaggio, prima di salutare gli ultimi due passaggi. Allora, io vado a mettere questa crema della Nivea, che è una Skin Energy. Aspetta un attimo. Che ci sta? Penso che... No, ci va buttato. Che l'ha buttato? Ok. Aspetta, io faccio un momento ASMR, scusami raga. Ne metto davvero poca perché sennò con tutte le creme che ho messo mi sa che qua diventa un delirio. Vado a sciacquarmi le mani perché ne ho messo troppa. Ok, vado a chiudere. Che bello, domani è venerdì. Ok. E venerdì diciamo che si può stare tranquilli. Più che altro così almeno domani mi avvantaggio i compiti e se posso faccio anche qualche altro video. Ok, abbiamo messo questa qua. Ok. Andiamo un pochino, prendiamo tipo tre gocce d'acqua, ok, con le nostre mani. Un po' e andiamo a appoggiare sulla nostra pelle, così almeno anche questa un pochino d'acqua ce l'ha. Andiamo a tamponare e poi andiamo a mettere l'acqua di rose. Mettiamo questa acquetta di rose. Voilà. Chiudiamo per bene. Poi, raga, già prima ho messo un profumino. Che è un profumo che serve per un pochino far profumare i capelli. Anche se è un po' inutile perché i capelli ce l'ha legati. Alla Honda. E poi niente, raga. Qualche profumino per il corpo. Io tolgo la mia amata fascia. E che dire, vi saluto. Un bacione. Grazie mille per i miei 20 iscritti, se non sbaglio. E un grande saluto. Mi raccomando, condividete questo video. Ciao, al prossimo video.